in ritiro a Coverciano per prepararsi alla sfida del Curi di Perugia. Dal biancorosso del Vicenza a quello della formazione umbra, in casa Virtus Lanciano il pensiero è già rivolto alla seconda gara esterna consecutiva in casa di una formazione che condivide stessa posizione di classifica e stesse ambizioni dei rossoneri. Mister Roberto D'Aversa vede il bicchiere mezzo pieno. Siamo soddisfatti perché abbiamo giocato contro un Vicenza, ha detto il tecnico, che veniva da 6 vittorie consecutive e che era spinto da un pubblico di 10.000 spettatori che creava un'atmosfera incredibile, ma siamo anche rammaricati perché fino a 5 minuti dal termine stavamo vincendo prima del loro pari, che vorrei ancora rivedere. D'Aversa poi tessuto le lodi della squadra per quanto fatto nelle ultime settimane, nonostante in classifica ci sia stato un passo indietro. Personalmente ero soddisfatto anche delle altre gare, per esempio contro il Cittadella. È vero che abbiamo concesso i primi 10 minuti, ma non dobbiamo dimenticarci che insieme al Pescara e allo stesso Vicenza era una delle squadre più in forma del campionato. Tornando a martedì contro il Vicenza, ha detto D'Aversa, l'essere usciti con il rammarico di aver subito il pareggio contro la squadra del momento significa che bisogna ripartire con la stessa mentalità nelle prossime gare. Sulle Perugia, il prossimo avversario, il trainer frentano ha poi aggiunto, è una squadra forte, costruita da giocatori importanti e per fare un campionato di vertice. Potrà contare sull'apporto del pubblico amico, che sarà numeroso. Per noi si prospetta una gara simile a quella contro il Vicenza. Sarà molto difficile, ma cercheremo di fare il risultato contro una formazione ben costruita. Allo stadio Renato Curi dirigerà un fischietto abruzzese. Si tratta del signor Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano. Gli assistenti saranno Alfredo Zivelli di Torre Annunziata e Tarcisio Villa di Rimini, quarto uomo Armando Ranaldi di Tivoli.